Allora, il nuovo ospite invece qua in studio, Charles Sabin, lo abbiamo avuto in maniera virtuale poco fa con il suo video. We just saw the clip, Yeah, the movie. it's nice, huh? Nice. You Italians make beautiful films, always. Yeah, Always. no, you do it better. Lui dice, era bello, era carino il video. Dice, voi italiani siete dei grandi filmmaker. No, it was very nice, very interesting. Era molto interessante, era molto bello. It was interesting to see how you, a reporter, talk about the illness, the Yeah. sickness. Cioè, era interessante vedere come lui, giornalista, parlasse della malattia. Well, it's been an interesting process for me, having spent so long working as a journalist, to now be the subject of a film is a new experience for me. Dice, sì, è un'esperienza nuova perché per tanto tempo ho fatto il giornalista e invece diventare io il soggetto delle storie che raccontavo è stato molto interessante e molto particolare. But what is actually wonderful for me, and pardon, I must say, I'm so sorry I'm speaking in English, not No, Italian. don't worry. Si scusa perché parla inglese, ma there's no problem. It is my loss, because it is the most beautiful language in the world and I cannot speak it. But Lui è dispiaciuto perché dice l'italiano è la lingua più bella del mondo e io non la posso parlare. yes, what has been a wonderful opportunity for me to be on the other side of the camera has been to apply all of the lessons that I learned traveling the world as a journalist to this issue of genetic diseases, which is the theme of this wonderful telethon. Lui dice, ho potuto applicare a questa storia tutte le cose che avevo imparato, tutte le lezioni che avevo imparato da giornalista per raccontare di una malattia genetica. But it is a fantastic event, this. It's so exciting to be here in Rome. I'm delighted to be here. It's a wonderful atmosphere, it's a wonderful event, and I think it's going to be a very exciting 2 days. Lui dice, però sono molto contento di essere qui, sono molto contento di essere a Roma, è un bellissimo evento ed è insomma molto felice, Charles. And now, Charles, what do you expect for the future, for your future? Is there a hope in the future? Well, Gli ho chiesto che cosa si aspetta adesso per il futuro, per il suo futuro, se c'è speranza. Right now, there is no treatment and no cure for Huntington's disease. It is, like many of these genetic diseases, something which, on the face of it, has no hope. However, with the extraordinary people that surround the disease, who care for people who have the disease, and the people, the researchers who are working in this, and of course, the people who give and donate to wonderful charities that are set up by the telethon, there is always then hope, because you know it is in the darkest areas that the greatest human spirit shines. Charles dice, per adesso non c'è una cura, non c'è un trattamento, ma tutte le persone che stanno lavorando a questa malattia, in italiano è la corea di Huntington, tutte le persone che ci stanno lavorando, insieme a tutti quelli che da casa, dal telefono, dall'SMS, da internet, possono donare, la speranza c'è, perché dice proprio nella notte più scura, più buia, che c'è. Il momento forse che cerchiamo di speranza. We hope it too, and many people are giving now from Italy, and many people join your hope. Molte persone stanno donando e molte persone partecipano alla sua speranza. You see, the act of giving for something like this is more than just the money. It is a recognition of the disease, and that is something which is so important to the people who suffer from diseases like Huntington's disease. Not just to have that money for research, but to know that people understand that they are there. That just however small a donation makes people who come from families with my disease understand that people do care about them. It's very important. Charles dice, non è importante in questo caso solo l'atto di donare. L'atto di donare non significa solo dare dei soldi, dare delle monete, ma significa riconoscere l'esistenza di questa malattia. Significa farci capire, far vedere che esiste e far sapere che esiste. Quindi dice, va oltre il singolo gesto di donare. I think many people listening to your words
are now giving. They have to push up here. Up here there is a banner and they can push and give. Push the banner. C'è il banner qua sopra. Possono donare, possono dare. So thank you very much, and Charles. Thank you guys, you're doing a great job. No, good luck. Keep it up, huh?